mi chiamo Luca Garbo e sono l'ideatore di un progetto innovativo che stiamo presentando oggi qui in Fiera a Padova. E, si tratta di un progetto che permette alle persone di ottenere la copia in miniatura del proprio animale domestico partendo dalle fotografie. E qui abbiamo un'esposizione dove appunto siamo venuti in fiera per farci conoscere, per mostrare come vengono realizzati i nostri prodotti, e tutta cosa rigorosamente made in Italy. E, abbiamo circa una cinquantina di modelli personalizzabili, poi ogni mese andiamo a svilupparne degli altri. Praticamente nasce dalla stampa 3D, i modelli poi vengono praticamente decorati a mano da artisti italiani, andando a riprodurre quella che è la colorazione del cane originale della persona che ci ha fatto la richiesta. Direi che quest'anno c'è una discreta affluenza e abbiamo comunque parlato con persone che sono venute da diverse zone d'Italia, diverse regioni d'Italia, anche qualche persona che è venuta dall'estero. Tra l'altro ci hanno anche chiesto, come proprio nostra linea di prodotti, se vendiamo e diffondiamo i prodotti anche all'estero. Quindi direi assolutamente che quest'anno l'affluenza è buona e molta gente da molte parti d'Italia e molta anche partecipazione, secondo me, insomma, dell'evento anche da parte della città. Argon è una ditta italiana di mangimi per cani, anche se abbiamo anche una linea da gatto che è in elaborazione e punta alla genuinità del prodotto, quindi la sua caratteristica è puntare al naturale, al genuino, per andare incontro alle esigenze di quelle persone che vorrebbero formulare una dieta il più possibile casalinga per i loro animali, ma che per motivi di tempo, anche complessità, non riescono a gestirla autonomamente. Quindi è una ditta che ha provveduto ad andare incontro alle esigenze di queste persone formulando una ricetta semplice, genuina e naturale. Cosa vuol dire? Sono stati eliminati additivi, sostanze chimiche, si utilizzano sostanze naturali e non ci sono appetizzanti chimici, perché la Argon utilizza carne fresca, che già di per sé è, diciamo, un ottimo alimento per l'animale, ovviamente l'appetibilità è già massima. Non utilizza conservanti chimici, utilizza tutti i prodotti naturali e quindi mira alla genuinità del prodotto, e utilizza carne fresca da allevamenti italiani e OGM free, 100% garantita, quindi insomma un ottimo prodotto, un'ottima linea formulata tra l'altro da il docente di nutrizione dell'Università di Bologna di veterinaria, quindi garantita direi al 100%. Abbiamo sì un sito web e si può semplicemente scrivere su Google Argon, viene fuori la nostra Argon Pet Food, la nostra sede che è a Mestrino, e i prodotti si possono comprare online oppure in punti vendita, diciamo, che commercializzano il nostro prodotto e sono sponsorizzati sul sito, cioè sul sito trovate tutti i punti vendita dove si possono acquistare i prodotti. Thank you.
arrivando. Non fa freddo, quindi sono arrivati. Tanti dolciumi e poco carbone. Anche un pezzetto di carbone, perché insomma i bambini fanno sempre qualche capriccio, quindi ci vuole anche il carbone. Stasera il sindaco mi ha delegato a partecipare a questa serata ben organizzata, sono l'assessore al bilancio Luigi Sposato del Comune di Cadoneghe. È una serata, come si vede, si è visto, molto ben strutturata, partecipata con qualche migliaio di persone. Per quanto riguarda l'amministrazione, è un'amministrazione giovane, tenderà sempre di più a valorizzare gli ambiti culturali e le tradizioni vanno preservate, vanno alimentate, vanno valorizzate, un po' questo è quello che sono e saranno le linee programmatiche di questa nuova amministrazione. Per cui una bellissima serata, speriamo che porti bene per l'agricoltura e per in generale per tutti quanti, ci porti un po' di fortuna questa sera. E niente, un ringraziamento ancora al presidente Barpaiole e a tutti coloro che hanno reso possibile questa serata. È cambiato anche la locazione, è cambiato il modo di interpretare la vecchia o questa vecchia, il Brusemo o la Pirola Parola, come la chiamiamo. È cambiato un po' tutto perché noi ci siamo adeguati a varie normative che purtroppo oggi ci sono e dobbiamo affrontare, tanto che oggi abbiamo avuto la prima commissione di pubblico spettacolo per portare avanti appunto questo falò, tradizionale falò, uno dei più longevi del Veneto.